Buon pomeriggio cari amici di Orizzonte Scuola TV. Siamo in diretta oggi giovedì 17 febbraio, un nuovo appuntamento con Orizzonte Scuola TV, i talk di approfondimento curati dalla nostra redazione, oggi in collaborazione con l'associazione Valier, la presidente Angela Ferraro. Tra poco sarà con noi in diretta. Oggi parleremo di un argomento molto importante anche alla luce delle ultime dichiarazioni, degli ultimi accadimenti. Le materie STEM, faremo appunto un dialogo con due dirigenti scolastici, Claudia Angelini e Arturo Marcello Allega. Saremo insieme a loro per circa un'ora. Parleremo appunto dei risvolti didattici per quanto riguarda le materie STEM, ma ci sarà anche uno spazio, lo preannuncio, sull'attualità e su quanto dichiarato ieri dal ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi. Per quanto riguarda la strettissima attualità e quanto è accaduto nella nottata per il decreto milleproroghe, vi rimando al nostro sito www.orizzontescuola.it con tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Io introduco subito Angela Ferraro dell'associazione Valier. Buon pomeriggio, Angela. Buon pomeriggio a tutti, ben Ormai ritrovati. sei un abitué dei nostri approfondimenti, hai probabilmente la tessera fedeltà, vediamo poi che cosa vinci a fine anno. Vediamo. Grazie per essere con noi. Introduciamo subito gli ospiti, sarai tu poi a Certo. condurre questa parte. Buon pomeriggio a Claudia Angelini. Il microfono, ecco qua, ce l'abbiamo, l'abbiamo acceso. Buon pomeriggio. Professoressa, Buon pomeriggio a tutti. e buon pomeriggio anche al professore e al preside Arturo Marcello Allega. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio anche a voi, grazie. Prego Angela per il dibattito, poi ritorniamo per le conclusioni. Prego Angela. Benissimo, allora io qui sono solo a introdurre un po' da spalla i nostri dirigenti scolastici. Inizio con una domanda subito al nostro dirigente Allega, che è anche socio di Valier, è uno dei nostri migliori formatori, ci tengo a sottolinearlo. Allora, andiamo subito nel vivo della discussione per quanto riguarda le competenze digitali e l'introduzione delle tecnologie digitali nel curriculum, insomma, da più parti, sia da un punto di vista comunicativo che da un punto di vista di provvedimenti, stanno diventando, un argomento di grande attualità per via anche delle professioni del futuro. Insomma, sempre più giovani, si iniziano a collocare in professioni che contemplano l'uso della tecnologia. Quindi, anche in vista di, un maggior raccordo tra competenze, in termini di appunto in uscita dai percorsi di istruzione e poi competenze nei profili professionali, forse l'introduzione un po' più massiccia delle tecnologie digitali può aiutare anche a invogliare i ragazzi e quindi a combattere la demotivazione, no? E anche a favorire un maggior raccordo tra appunto istruzione e mondo del lavoro. Come si struttura un curriculum verticale in termini di ambienti di apprendimento in senso tecnologico e digitale? Beh, diciamo, qui introduciamo un tema decisamente molto complesso. Su questo tema noi ci stiamo lavorando insieme al Comitato, dico noi perché mi riferisco anche alla strettissima collaborazione col Comitato Nazionale per lo Sviluppo della Cultura Scientifica e Tecnologica. Stiamo, che è un organo del MIUR, del Ministero. Ministero dell'Istruzione, abbiamo affrontato questo tema ormai da abbastanza tempo. E siamo giunti a diverse conclusioni, conclusioni che hanno visto una carenza, un vuoto enorme all'interno, diciamo, delle procedure scolastiche che ha generato mo molta confusione, molto disagio. Perché io naturalmente vivo nella scuola, combatto tutti i giorni insieme ai miei docenti, ai miei studenti, a tutti voi. E ci rendiamo conto che ci sono dei tasselli che non tornano, e questo è quello che genera come dire, i bug più grandi nella didattica.
Cioè, noi sappiamo, tra l'altro, questa intervista ricade in un percorso che è stato avviato con Luigi Berlinguer, che, come sapete, è l'ex ministro dell'autonomia, che oggi criticano in tanti, no? Ma adesso ci torno un attimo su questa storia perché è bene capirci quando si parla di autonomia. E poi c'è stata anche la senatrice Fedeli che è intervenuta su tutti gli aspetti politico-sociali che sono decisamente fondamentali. Tutte e due insieme a noi facciamo riferimento alle nostre recenti pubblicazioni che sono stato il manifesto per l'autonomia didattica e soprattutto il modello culturale dell'autonomia che abbiamo introdotto, perché il punto è proprio questo, non c'è mai stato prima. Cioè noi abbiamo una successione di riforme che non hanno mai cambiato due elementi fondamentali. La diffusione dell'ignoranza e quindi l'assenza degli apprendimenti che viene misurata ormai da molti organismi, no? Da noi stessi quotidianamente nella scuola, la difficoltà degli apprendimenti e quindi la necessità di un diritto all'apprendimento, perché le nostre interviste sono nate con questo cappello, no? Che stiamo introducendo come diritto soggettivo vero, addirittura da inserire in Costituzione, un diritto che viene a mancare nel momento in cui ci si rende conto che nonostante tutte le fatiche che facciamo non si riesce a giungere allo scopo, cioè avere ragazzi che capiscano quello che fanno, no? A maggior ragione quando parliamo di STEM, perché le STEM naturalmente nascono, si formulano e si sviluppano con dei linguaggi che non sono i linguaggi comuni, intendo anche il linguaggio parlato, no? Ma vale questo anche per le materie umanistiche, perché quando parliamo di lingua, lì abbiamo grossi problemi, come ben sapete, no? Nella comprensione del testo e quant'altro. Quindi noi ci troviamo in una situazione in cui sono state introdotte da tempo le indicazioni nazionali, però continuano a vigere i programmi, per cui nella scuola seguono tutti i programmi perché è la cosa più semplice da fare e nessuno, diciamo, ha mai recepito l'importanza delle indicazioni nazionali. Dall'altro lato abbiamo un altro fattore tremendo che continua a esistere nella scuola, c'era con la riforma Gentile, c'era con la scuola di massa e continua ad esserci con l'autonomia, e cioè il fatto che le lezioni sono tutte frontali. Uh-huh. Anche quando si va in laboratorio, la maggior parte dei docenti di laboratorio fa quasi sempre lezioni frontali, raramente. Naturalmente questo non vale per tutti, no? Perché fortunatamente da una decina d'anni a questa parte, sui vari territori, molte scuole hanno capito questo reale disagio, per cui si sono attivate creando tutta una serie di innovazioni didattiche che poi sono state molto efficaci perché hanno prodotto risultati. Vale per la mia scuola, per tante altre scuole. E il punto è proprio qui. Il punto è che tu, se elimini la didattica frontale come mezzo principe, non dico del tutto, ma come mezzo principe tramite il quale trasferire conoscenze, il problema che ci si chiede è allora le conoscenze come le sviluppi? In che modo? E allora noi in questo modello culturale abbiamo introdotto un principio di fondo, che il curricolo non deve essere fatto da persone che entrano in classe, parlano e se ne vanno, ma deve essere costruito intorno a un concetto diverso, che è il concetto della ricerca. Allora, nel momento in cui è fondato il concetto della ricerca, allora le cose cambiano, perché bisogna tener conto di una serie di fattori. Intanto, il primo, i ragazzi sono ragazzi, cioè alla loro età, soprattutto quella adolescenziale, perché io sono in una scuola superiore, ma naturalmente vale pure per i comprensivi, perché i ragazzi sono principalmente governati da quelle che sappiamo bene, che sono le pulsioni, non è la ragione. La ragione è il tentativo disperato della didattica, dell'educazione, no? Di guidare i ragazzi attraverso l'uso di strumenti più evoluti, che sono quelli che dà la ragione. Quindi il ragazzo è portatore di pulsioni, quindi è in linea di principio disordinato, diciamo, nei suoi modi di essere, no? E lo vediamo quotidianamente. Dall'altro lato, tu hai un docente che invece rappresenta, come dire, il fattore ordinante, cioè quello che quando entra in classe deve ordinare tutti quanti lungo una via maestra che prima era il programma. Allora, tutti ormai sosteniamo da tempo che i ragazzi, per apprendere, hanno bisogno di partecipare nella costruzione del curriculum. Questo è il centro della storia.
Quindi mi permetto di interrompere. Il punto, lei sta dicendo, non è una questione, non abbiamo un problema di contenuti didattici in Italia, abbiamo un problema di metodo, abbiamo un problema di come in qualche modo tenere i ragazzi coinvolti pienamente nel processo di apprendimento. E Sì, quindi ma veniamo alle metodologie innovative che possono aiutarci anche nel. di contenuto, soprattutto di contenuto, perché le metodologie devono servire per costruire nuovi contenuti, perché se noi dobbiamo partire da indicazioni nazionali, il curriculum va costruito e va costruito come è stato sostenuto da molte norme che sono state introdotte sulle indicazioni. Allora, come va costruito? Intanto i ragazzi devono partecipare. E devono partecipare attraverso, diciamo, uno stimolo iniziale, no? Che devono avere, e sono quelle che noi chiamiamo motivazioni. E quando noi parliamo di motivazioni nel nostro modello metodologico, che in qualche modo è una summa di tante altre metodologie che sono state introdotte, perché io entro in classe e dico: va bene, oggi facciamo la classe capovolta, e non è facile fare la classe capovolta con la matematica, Non si neanche. improvvisa, soprattutto c'è un Capito? pensiero, È lo ma stesso devi vale correre. per tante altre metodologie introdotte che sono tutte Esatto. valenti, tutte importanti, però noi dobbiamo dare in qualche modo un'indicazione precisa, una guida, una specie di mappa al docente, no? E questa mappa deve partire intanto da quello che con la nostra sperimentazione fatta in tutta Italia con oltre 1.000 docenti, loro stessi hanno suggerito chiamare innesco, cioè un innesco che deve puntare dritto dritto al cuore delle motivazioni emozionali, diciamo, no? Quindi la curiosità, il piacere e possibilmente far scattare la passione. È proprio da qui che tu devi, come docente, introdurre delle idee che in qualche modo coinvolgono i ragazzi. Però attenzione, poi noi abbiamo introdotto dei cicli, no? Un ciclo dello studente, il ciclo del docente, perché lo studente è chiamato ad essere, non è solo un fattore casuale, perché ogni tanto se ne esce fuori con le sue idee, è anche un fattore causale, cioè lui quando propone delle idee non è che bisogna dire, sai, sono idee del ragazzo, no? Che vive di pulsioni, non contano niente, perché adesso so io, arrivo io e ti spiego bene quello che devi fare. No, tu devi cogliere questi stimoli da parte dei ragazzi e in qualche modo organizzarli in un percorso, facendoli lavorare. Propongono un'idea, bene, con learning by doing, noi l'abbiamo chiamato problem posing, questo, no? Del ragazzo. Il ragazzo attraverso il suo fare deve cercare di costruire, chiedendo a chiunque, anche al nonno, al padre, al cugino, no? Come pensa di trovare una soluzione tra virgolette parziale al problema, poi capirà che dovrà ricorrere ovviamente al docente. È qui che il docente diventa centrale, perché lui in un'attività laboratoriale può far vedere come le cose possono funzionare. Ora, questi cicli devono essere fatti in continuazione finché il ragazzo non diventa lui protagonista dell'azione. E quando arriva dinanzi allo scoglio più grande per le STEM, e vale pure per le tecnologie digitali, perché quando noi parliamo di digitale, una cosa è parlare del cellulare, della rete, altra cosa è parlare di un processo digitale, no? Che riguarda l'automazione, riguarda l'automotica, riguarda 3.000 cose, no? Allora, quando tu il ragazzo lo spingi a risolvere dei problemi, presto, prima o poi, presto o tardi, lui capirà che ha bisogno di strumenti più potenti e sarà lui poi a chiedere al docente: ma come faccio a risolvere questa cosa? È quello che noi chiamiamo il salto cognitivo, cioè prima o poi bisogna stimolare questo salto cognitivo dal mondo dell'apprendimento informale al mondo dell'apprendimento formale, che è guidato l'apprendimento formale dall'intelligenza disciplinare, l'intelligenza sintetica, l'intelligenza diciamo creativa. Sono tutte quelle intelligenze che sono state codificate da Gardner molto tempo fa. Allora Sì. noi dobbiamo spingerli ad entrare in questo mondo, perché in quel modo loro diventano protagonisti, ma anche costruttori. Capito? È qui che tu arrivi poi a costruire il nuovo curriculum, che non è che è libero
Noi abbiamo fatto una mappatura, costruito non so quante centinaia di percorsi di apprendimento fatti così, e poi abbiamo fatto una mappatura di tutte le nozioni, di tutti i concetti, tra virgolette, classici, che sono stati affrontati. E abbiamo visto che loro pian piano riempiono, costruiscono il curriculum con tutto ciò che era previsto dai vecchi programmi, ma lo fanno loro però, non gli vengono Certo. caduti dall'alto, capito? E qui diventa interessante. Allora, quando c'è bisogno di risolvere un'equazione, perché lì cominci a capire che quello strumento è potentissimo per arrivare a una soluzione, ti chiederà di risolvere l'equazione, la vuole risolvere lui, quindi lui vuole lo strumento e quindi lui lo apprenderà. Altra cosa è se tu entri in classe e dici oggi faccio tutte le equazioni di questo mondo, quello starà a sentire sta cosa, ma come esce? Dopo 2 secondi si è dimenticato tutto. No, ovviamente. Quindi. Allora, interrompo per passare la palla alla dirigente Angelini. E questo, come diciamo, questo stesso discorso, condivisibile ovviamente, come lo si può applicare invece per i ragazzi delle scuole del primo ciclo? Allora, posto che ovviamente le tecnologie, come stava giustamente ricordando il dirigente Allega, favoriscono la mobilitazione di funzioni cognitive multiple e in contemporanea, quindi spingono maggiormente anche il bambino. Ha uno sforzo cognitivo maggiore perché deve integrare più funzioni, però obiettivamente c'è una differenza tra scuola del secondo ciclo e del primo ciclo. Come lo strutturiamo questo curriculum innovativo nel primo ciclo? Ecco, questa è una bella domanda perché, diciamo, uno dei miei sogni sarebbe quello di riuscire a suscitare l'interesse per le scienze, per la matematica, per le tecnologie, sin dalla primissima infanzia, perché già i bambini della scuola dell'infanzia, dai 3 anni, hanno la possibilità di avvicinarsi al mondo delle scienze. E tutto sta a trovare il canale giusto, no? Allora, io penso che nel loro caso, nel caso dei bimbi più piccoli, si debba fare necessariamente riferimento alla loro esperienza. Cioè, loro devono comprendere come il mondo reale è un mondo di scienze, è un mondo di matematica, è un mondo di tecnologie che sono sempre più evolute e che sono a supporto della nostra vita quotidiana. Sono strumenti per vivere meglio, così come diciamo, sviluppare quelle competenze sin dalla prima infanzia che ci permettono di conoscere la realtà circostante e al contempo di migliorare la nostra qualità della vita. Io penso, per esempio, alla consapevolezza dei nostri giovani, anche dei ragazzi più piccoli della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado, su alcune tematiche importanti, per esempio il cambiamento climatico, piuttosto che la mobilità sostenibile, l'energia rinnovabile. Queste sono delle tematiche che a livello valoriale, a livello etico, i ragazzi sentono molto, no? Basti pensare al fenomeno di Greta che è dilagato in tutto il mondo. Allora noi dovremmo far leva su questi, diciamo, su queste emozioni che i bambini più piccoli e i ragazzi del primo ciclo hanno, diciamo, molto sviluppate, per far capire loro come la strada da seguire è quella dello sviluppo di competenze scientifiche. Le scienze e le tecnologie sono sicuramente la chiave che permette di aprire ad una svolta su queste tematiche importanti. A questo proposito, mi aggancio riportando un dato del report Istat 8 ottobre 2021 che riportava le seguenti percentuali per quanto riguarda i laureati STEM, cioè delle cosiddette discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneria e matematica. Il dato era, mi sembra, 36, qualcosa per cento dei maschietti in Italia contro il 17% delle femminucce, cioè la metà più o meno. Quindi è diventato un problema di genere ed è anche qui, è un problema di metodo, ovvero come si avvicinano i bambini e i ragazzi a una disciplina come la matematica, forse erroneamente considerata così astratta, invece così implicitamente connaturata con il reale? Infatti, diciamo, quello del gap di genere nell'ambito scientifico dell'ingegneria e delle tecnologie è un problema abbastanza forte, soprattutto nel nostro paese. Quali le motivazioni? Vabbè, tradizionalmente, diciamo, nell'immaginario collettivo, lo scienziato, il ricercatore, l'ingegnere, il matematico sono visti un po' come dei nerd, no? Se vogliamo, cioè come dei tipi un po' Vero. strani che si avvicinano a questi mondi perché magari hanno un po' di problemi relazionali, allora anziché
mettere in gioco emozioni e valori umani preferiscono magari rifugiarsi nel mondo delle scienze e della ricerca. Ecco, questo innanzitutto è proprio un qualcosa che va sovvertito, va ribaltato, non è affatto così, anzi, il mondo della ricerca fortunatamente ora meglio, nel senso che la presenza nella ricerca femminile ancora è molto più, siamo molto più avanti. Noi dobbiamo far nascere nelle bambine, parlo proprio delle bambine, la consapevolezza che la mente umana non ha limiti, non esiste una mente maschile o una mente femminile che possa in qualche modo indirizzare le loro scelte. E soprattutto bisogna sviluppare moltissimo la loro curiosità, soprattutto nei più piccoli. La curiosità, come diceva prima il dirigente Allega, la curiosità, l'interesse, la passione, sono queste le emozioni su cui dobbiamo giocare. E quando nelle bambine si suscita la curiosità nei confronti di un fenomeno, anche di un fenomeno naturale, di una tecnologia, di qualcosa che le è vicino, e il passo è breve, nel senso che la matematica diventa uno strumento importante per comprendere un fenomeno, così come lo sviluppo di contenuti di fisica, di chimica, di biologia, cioè diventa tutto funzionale all'acquisizione di una maggiore consapevolezza del mondo che ci circonda. E poi va da sé, se noi impariamo a far crescere nei bambini e poi nei ragazzi l'interesse verso queste materie, coinvolgendoli, come diceva prima il collega, nello sviluppo dei contenuti, nello sviluppo di questo curriculum verticale, fare la lezione frontale, no? Che spesso, insomma, da docenti noi, i professori, gli insegnanti, spesso ci ritroviamo, no? Di fronte ad una classe ad erogare contenuti. Può andar bene in alcuni momenti e con alcuni ragazzi, ma nella stragrande maggioranza dei casi non va bene perché il loro interesse non si mantiene vivo in questa maniera e soprattutto non sono coinvolti emotivamente, cosa che invece è importante soprattutto nelle fasce di età più piccole. Assolutamente. Questa sigla STEM, lasciatemi aggiungere la A di arte. Esatto, era questa la domanda. Diciamo così, proprio quello che ci permette di introdurre quella, diciamo, quella nota di creatività che per alcuni potrebbe sembrare assente nelle altre lettere, cioè nelle S di scienze, nelle tecnologie, nella matematica. La A invece ci permette di introdurre un pensiero più creativo. E potrebbe anche essere quello che tira un po' di più anche la componente femminile, no, di ognuno di noi. Quindi ci allarghiamo le scienze anche all'arte. La storia della scienza insegna che il pensiero creativo e gli scienziati sono sempre stati un binomio indissolubile. Esatto. Volevo tornare al collega Allega, al dirigente Allega, per fare più o meno la stessa domanda. In quanto membro ed esperto del Comitato per la Cultura Scientifica e Tecnologica del Ministero, cosa proprio possiamo fare per in qualche modo mandare proprio a regime questa, a implementare l'innovazione didattica dal basso, perché abbiamo visto, come diceva giustamente prima, che calare dall'alto i provvedimenti non è che sia un metodo molto funzionale, quindi dobbiamo un po' contagiarci dal basso, cioè per mandare l'innovazione a sistema bisogna contagiarci tra scuole. Ma come facciamo a fare in modo di in qualche modo far diventare capillare questa cultura della tecnologia e delle scienze? Beh, ci sono almeno due modi decisamente maestri, strade maestre per affrontare questo problema. Il primo è diciamo, la formazione, ovviamente. E sulla formazione, allora, noi abbiamo molti docenti, adesso siamo in una fase in cui c'è un turnover incredibile. Quest'anno per la prima volta io nella mia scuola ho il 50% del personale nuovo, completamente nuovo, mentre fino a 3 anni fa il mio 80-90% del personale era stabile. Poi pian piano con i pensionamenti, quello e quell'altro, non ci sono stati nuovi reclutamenti, per cui ormai entrano molte persone che non hanno assolutamente nessuna idea. Loro vengono direttamente con la formazione universitaria, quindi per loro la cosa più semplice è entrare in classe e fare lezione alla vecchia maniera. Quindi c'è bisogno di una formazione intelligente in questo senso. Allora noi abbiamo, proprio per questo, aderito a una proposta di formazione fatta dal Ministero, della quale vi lascerò la parola poi a Claudia, che naturalmente lei è la scuola
l'ente, diciamo, capofila che ha presentato questo progetto, ed è un progetto di formazione sulle STEM rivolto a tutta l'Italia, quindi tutti potranno partecipare, proprio sulle metodologie nuove, innovative e, tra virgolette, costruttive per la costruzione del curriculum, che abbiamo, delle quali abbiamo discusso finora. Quindi c'è questo progetto che partirà, e passo poi, lascio la parola a Claudia per questo, va bene? Mentre la seconda strada è questa. Pur non essendo tanto convinto io oggi, alla luce della mia età, che appunto il discorso del fisso da un lato, dei progetti dall'altro, sia proprio tutto questo gran bene della scuola, perché semplicemente è molto selettivo il discorso, no? Le scuole capaci, che hanno ormai capacità progettuale, capacità organizzativa, sono quelle che in qualche modo vincono quasi tutti i progetti. Restano fuori un mare magnum di scuole che, pur avendo una grande energia all'interno delle stesse, non possono aderire, perché arrivano: noi abbiamo vinto il progetto sui curricoli digitali, siamo stati primi in Italia. Su pochissime scuole, 4 l'hanno superata in tutta Italia, e noi siamo stati i primi. Però io penso a tutte le altre, nonostante io sia fiero, no, orgoglioso del nostro risultato, che ha cercato di tradurre tutto quello che stiamo dicendo proprio in quello che adesso vi dirò con i ragazzi, c'è il fatto che tante scuole restano tagliate fuori. Comunque, e questo non agevola il famoso contagio dal basso, cioè non manda il sistema all'innovazione. Mentre invece le scuole che hanno aderito e hanno avuto la capacità di avere questi fondi, naturalmente l'hanno potuto fare, perché naturalmente uno, avendo i fondi per costruire tutta una serie di apparati e di laboratori, riescono a coinvolgere i ragazzi, a metterli, creano dei fab lab che sono molto più liberi come laboratori, dove un ragazzo guidato dal docente entra lì dentro, dai docenti che poi lavorano in equipe, no? Entrano lì dentro e cominciano a costruire le loro cose, capito? E il digitale naturalmente è trasversale a tutto, tant'è vero che un titolare d'azienda a noi ci ha suggerito di aggiungere a STEAM anche la R di robotics, per dire stream. È veramente molto creativo, no? Perché attraverso, diciamo, l'uso della tecnologia nella robotica ha voluto dire, no, guardate che la tecnologia digitale è trasversale a tutto, e quindi però non è trasversale a tutto quello che fai con i WhatsApp, eccetera, ma è trasversale a costruire dei robot, a costruire dei fotobioreattori, a costruire mille cose. E i ragazzi, quando tu li metti a lavorare con le mani, c'hanno un cervellino che comincia a funzionare, ma molto meglio di quello dell'adulto, perché cominciano a fare dei link ai quali l'adulto non pensa mai. Quindi hanno più neuroplasticità, più sono piccoli, infatti, i bambini ancora capito? Mentre noi abbiamo le funzioni che ormai neurali che sono diventate plastiche proprio, nel senso si sono talmente fossilizzate che per uscire da quel mondo fanno fatica. Allora io dico, certo, aderire a questi progetti è molto utile se naturalmente li si utilizza in questo modo, perché in questo modo diventano patrimonio di tutti. Devono diventare su larga scala. Sì, e queste sono le due strade, secondo me, principali. L'altra sarebbe quella di dare a tutte le scuole la possibilità di organizzare laboratori dappertutto, in modo tale che tutti i ragazzi in qualche modo, anche a turnazione, riescano a passare lì dentro, dai più piccolissimi come nell'infanzia, diceva Claudia prima, fino ai più grandi. In fondo oggi ho avuto una notizia che vi do così brevi manu, da parte di un titolare di un gruppo che lavora con noi sull'eventuale futuro ITS, e mi diceva, Istituto Tecnico Superiore, e mi diceva che ormai le aziende non vogliono più un perito con le sue competenze, perché sono superate, non vogliono più persone con competenze STEM che siano ridotte ai minimi termini. Vogliono quelli dell'ITS, perché per come sono stati presentati uscirebbero dei fuori classe che loro poi saprebbero come ben utilizzare nelle aziende. Sono le aziende che chiedono questo, quindi è ovvio che se uno comincia dall'infanzia, il discorso per esempio della differenza di genere viene a morire da solo, perché lì chi è più sveglio va avanti, e siccome le donne, onestamente lo sappiamo noi per tante ragioni di vita, hanno delle marce straordinarie
in più, senza togliere nulla al maschietto che mi ascolta, perché non vorrei essere frainteso, però nasce, come dire, una collaborazione straordinaria dove chi arriva alla soluzione diventa tutor degli altri. Questo è un altro aspetto importante che nelle scuole ancora manca. E quindi si fa peer education, in fondo. Si fa peer education, capito? Quest'anno, per esempio, io ho scoperto che, dopo una proposta interessantissima, che alcune classi hanno selezionato i ragazzi migliori che stanno facendo il tutoraggio per tutte le discipline scientifiche a tutti i ragazzi che vanno male, e sono tanti, e sono molti. Per cui diciamo, questo aiuta un finanziamento in questo modo, no, indirizzato a questo, aiuta un finanziamento per i laboratori, aiuta tutto, però aiuta soprattutto il sostegno a tutte quelle scuole che sono tagliate fuori perché non riescono ad accedere a questi finanziamenti. Altrimenti la discriminazione, le differenziazioni esisteranno sempre, continueranno sempre ad essere. Allora, passiamo la palla alla collega Angelini sul progetto STEAM Working, credo, e c'è anche una nostra una persona che ci segue che chiede come si fa a partecipare al corso di formazione, quella a cui faceva riferimento. Allora, brevemente, il progetto nasce in risposta all'avviso 17753 dell'azione 25 del Piano Nazionale Scuola Digitale dello scorso giugno. È un progetto di formazione che si rivolge a docenti di tutti gli ordini e gradi, quindi dalla scuola dell'infanzia fino alla secondaria di secondo grado, passando anche per i CPA. Che cosa prevede? Prevede innanzitutto la definizione di un team di esperti che siano esperti metodologici innanzitutto ed esperti sui contenuti che naturalmente rientrano nell'ambito STEAM, quindi abbiamo le scienze intese come interdisciplinarità delle scienze fisiche, chimiche, biologiche, scienze naturali, le tecnologie, non solo le tecnologie digitali ma anche altre forme di tecnologie, l'ingegneria o piuttosto l'ingegnerizzazione, quindi la capacità di mettere a sistema conoscenze e di creare processi, e la matematica, e poi la A di arte, quindi l'arte digitale. Quindi si spazia dalla robotica educativa al pensiero computazionale, all'integrazione delle scienze, all'arte digitale e a tutto al filone delle tecnologie digitali per le arti visive, per esempio, che è una cosa abbastanza innovativa. Quindi un certo gruppo di formatori che verranno selezionati tramite un avviso pubblico che a breve faremo uscire, penso già la prossima settimana, se riusciamo a livello amministrativo naturalmente, e verranno selezionati tra i 40 e i 50 docenti che diventeranno da una parte destinatari di questa prima fase di formazione metodologica e diventeranno poi tutor per i loro colleghi dello stesso ordine, quindi l'infanzia per l'infanzia, la primaria per la primaria e così via dicendo, in una fase successiva in cui uniremo i contenuti alla metodologia, all'attività, diciamo, di tutoring nei confronti degli altri colleghi. Quindi una formazione a cascata in cui metodologia e contenuti vanno di pari passo, e questo è un aspetto importante perché abbiamo capito, riprendendo anche le parole del ministro Bianchi, che non è sufficiente essere laureati in matematica per insegnare la matematica, senza nulla togliere a nessuno, perché qui siamo tutti laureati in qualche cosa evidentemente, però abbiamo bisogno di acquisire delle metodologie che sono in questo momento fondamentali per far nascere la consapevolezza di come certe competenze sono diventate fondamentali sia per la vita quotidiana sia per il mondo del lavoro e quindi la possibilità di nuove opportunità lavorative. Quindi come In questo senso il filone da voi perseguito, ovvero proprio delle materie STEM unite alla metodologia innovativa, è la strada maestra da seguire, perché si prestano a un metodo già integrato, come diceva il buon vecchio Edgar Morin, che mi piace citare, cioè il problema della parcellizzazione, della segmentazione dei saperi. Invece, insomma, quello che voi portate avanti è l'esatto contrario, l'interdisciplinarità, si prestano particolarmente a questo, già per i piccoli. Assolutamente, già per i piccoli dobbiamo, anzi forse sui piccoli è ancora più facile perché non abbiamo ancora la struttura, no? Il cervello a compartimenti che poi entrano dopo, quindi sui piccoli sarà proprio una passeggiata a mio giudizio, nel senso che una volta, diciamo, impadronitisi di questi strumenti metodologici,
i contenuti molti docenti già li hanno, ma verranno ulteriormente potenziati, perché magari verranno resi un pochino più vicini anche all'innovazione tecnologica, perché ormai siamo con un'innovazione continua di certe tecnologie. Ci sarà il momento in cui veramente noi capiremo come l'unione di questi due aspetti farà la differenza. Io penso che la partecipazione a questo progetto diciamo, potrà avvenire appunto già a partire dalla prossima settimana. Noi pubblicheremo sul sito della scuola, insomma, come sempre si fa, il sito dell'Istituto Comprensivo Giorgio Gerlasca di Roma, gli avvisi di selezione. Quindi poi, chi è interessato deve collegarsi al sito dell'Istituto Comprensivo. Dalla prossima settimana cominceremo prima la selezione degli esperti metodologici e degli esperti sui contenuti, poi cominceremo la selezione di circa tra i 40 e i 50 formatori, docenti, formatori per ogni ordine di scuola che saranno formati in questa prima fase, e poi faremo una selezione, diciamo, dei destinatari finali, quindi potranno partecipare magari scuole che sono particolarmente interessate alla metodologia e i loro docenti avranno una formazione da parte dei loro stessi colleghi. Quindi, diciamo, mettiamo in campo un po' una delle risorse che affiancate il tutto ad una piattaforma che verrà realizzata, che diventerà un po' il repository, quindi il posto dove andare a condividere risorse, materiali. Faremo riferimento ai materiali già sviluppati nel corso del progetto del Piano Nazionale di Formazione Scienze e Tecnologie, che è stato svolto, già realizzato un paio d'anni fa, insomma, sempre dal Comitato. E quindi avremo la costruzione di una piattaforma per una serie di attività asincrone e soprattutto per la condivisione di queste risorse didattiche che diventeranno poi, diciamo, potranno essere utilizzate a tutti i livelli dai docenti. Quindi è un progetto abbastanza sfidante, se vogliamo, però noi l'abbiamo pensato con tanta buona volontà, con l'idea che veramente noi ci crediamo perché probabilmente sviluppare in questa maniera le competenze STEAM potrebbe essere la chiave giusta. E quindi chissà, poi magari qualcuno potrebbe finanziarne altri e andare avanti così in una diciamo, progressiva, perché giustamente tutti dovrebbero poter avere la possibilità sia di allestire laboratori anche semplicemente, perché spesso non abbiamo magari gli strumenti per poter fare determinate attività, sia per poter fare formazione, risorse, condivisione di queste risorse sicuramente è la strada da percorrere, esatto. Mi sembra molto importante questo progetto, quindi è aperto. Prego. Aggiungere una battuta come chiosa a questa bellissima presentazione che ha fatto Claudia, che come sempre eccelle come ingegnere, tra l'altro, perché lei è un ingegnere, io sono un figlio, quindi sappiamo di cosa parliamo. Ma diciamo, la parte finale, diciamo, di questi avvisi concluderà naturalmente col reclutamento di tutti i docenti che vogliono partecipare al corso, diciamolo, e sarà presentato naturalmente con il link a Sofia, per cui uno tramite Sofia potrà accedere, iscriversi e quindi ritrovarsi nella piattaforma tra tutte le persone che potranno diciamo usufruire di questo corso. Tra l'altro, quindi è un canale destinato sia ai docenti interessati e poi, come diceva la dirigente Angelini, anche alle scuole, quindi doppio canale parallelo di possibilità. Prima saranno selezionati i formatori che saranno formati per essere loro stessi formatori, esatto. Ma dove formazione non significa mai sempre formazione frontale, saranno delle persone istruite sulla metodologia e sulla costruzione dei contenuti che aiuteranno i colleghi a diventare altrettanto specialisti del fatto, no? Cioè dell'azione che andiamo a proporre. Tra l'altro aggiungo l'ultima nota, è che un docente, una volta che è formato su questo e sa come può funzionare, perché noi abbiamo costruito circa 1000 percorsi che hanno funzionato tutti, cioè noi andavamo tutti alla caccia di difetti, di situazioni, naturalmente non sono tutti eccellenti, però comunque alla base sono riusciti a fare un lavoro che ha dimostrato che questa cosa funziona. Allora, un docente che viene formato ed è consapevole di questo e che, come diceva Claudia poi, a parte noi, che anche lui comincia a crederci
nell'importanza di questa cosa, quando torna a scuola ed esce il bando su un progetto qualunque, no? Finanziamento per il laboratorio X, sarà lui il primo a dire: voglio fare un laboratorio fatto così. È l'altro modo per far diciamo per coinvolgere dal basso proprio i docenti affinché siano consapevoli. Guardate, non c'è niente di peggio che realizzare dei laboratori e poi avere l'anno dopo i docenti interessatissimi a questa storia che vengono trasferiti, se ne vanno, cambiano scuola, sono supplenti, per cui arriva gente nuova che non sa che faccia con quel laboratorio e noi presidi non sappiamo che fare per istruirli, no? Perché ci vuole troppo tempo per farlo. Anche questo è un aspetto, diciamo, legato ovviamente ai reclutamenti e no ai contratti che si fanno. Oggi sto qua, domani là, domani lì, sarebbe opportuno dare una certa stabilità, perché naturalmente il docente che resta nella scuola è portatore di queste innovazioni, ma quello se lo tiene stretto il laboratorio, coinvolge i colleghi, coinvolge gli studenti e quindi diventa una macchina che parte dal basso e funziona meglio di tutte le altre. Sì, in questo modo si può capitalizzare l'esperienza. Con il turnover in effetti rischiamo di perderla, assolutamente sì. Ultimamente, insomma, un po' si è sentito molto parlare negli ultimi anni, e voi l'avete citato prima, anche del coding e della robotica educativa. A che punto siamo, secondo voi, con l'uso della robotica educativa in vari modi? Ho visto specialmente nelle scuole del primo ciclo, no? Sia il robot che aiuta, oppure la costruzione seguendo il linguaggio della programmazione del robot, eccetera, eccetera. A che punto siamo con l'uso di questi due strumenti nel mondo della scuola? Ma diciamo, nel primo ciclo sono molto diffusi, devo dire, sono anche molti corsi che vengono fatti specifici sul coding e sulla robotica educativa. E come contenuti sono sicuramente appetibili, nel senso che alcuni docenti si avvicinano proprio curiosi e poi ne rimangono affascinati. Ora però il passaggio da compiere è la loro integrazione appunto nella sigla STEAM, cioè diventano degli strumenti, dei contenuti che sono però strumenti per acquisire delle competenze e quindi vanno sistematizzati, cioè bisogna far sì che, partendo dalla prima infanzia, tramite il coding e la robotica educativa si sviluppino delle competenze di algoritmi, di pensiero computazionale, di creatività, di riflessione, di pensiero critico, che poi devono trovare altri strumenti negli anni a venire. Sono ottimi per iniziare, ma da soli non basta. Anche perché al fondo di tutto questo c'è giustamente il concetto della cultura digitale, cioè dietro l'operatività, l'azione laboratoriale, c'è sempre, è importante capire che c'è il pensiero computazionale, c'è una scienza computazionale che passa attraverso poi tutte queste azioni. Costruire un algoritmo è costruire un modo di ragionare e questo deve essere molto chiaro, non basta solo farlo, bisogna anche interagire con tutto quello che c'è dietro, ma questo piano piano penso che si possa fare. Per esempio, questo è un progetto, quello di formazione che abbiamo proposto, che lavora anche molto su questo proprio. Benissimo, io prima di chiudere questo interessantissimo dibattito, fa veramente piacere averlo ospitato, rappresento appunto Orizzonte Scuola e sicuramente vi porgo i saluti da parte del mio editore e i complimenti per la qualità del dibattito. Io prima di chiudere farei una domanda ad entrambi, è un aspetto che già la dottoressa Angelini ha citato nel suo discorso e riguarda proprio quella della carenza dei docenti STEM. Ieri in audizione alla Camera il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi ha proferito parole molto, molto forti, ha detto: non è detto che un giovane che si laurea in matematica o letteratura poi la sappia insegnare. Abbiamo messo l'enfasi su come si insegnano le discipline, ma c'è una cosa che nei nostri corsi di laurea non c'è: come farla, cioè come insegnarla. Cioè sappiamo l'italiano, sappiamo la matematica, ma non sappiamo insegnarlo. Ecco, vi chiedo, sono due domande in realtà. Una sulla carenza di docenti STEM, come bisogna fare?
Secondo, se davvero l'università dovrebbe prevedere anche una specifica, diciamo, parte dedicata a come insegnare le materie. Prima Angelini, poi Allega. Sì, Grazie. e i docenti STEM mancano perché forse mancano anche i laureati STEM in molti casi, nel senso che noi dobbiamo sicuramente mettere dare una spinta alle lauree scientifiche, ai percorsi di scuola, di istituto superiore, scientifici e tecnici e così via dicendo. Cioè noi partiamo dal basso nel sistema di istruzione e formazione, dando una spinta all'area STEM. Questo sicuramente consentirebbe l'accesso di un maggior numero di studenti alle facoltà di tipo scientifico e ingegneristico. E certo, un laureato in matematica, in ingegneria o in fisica non ha ancora quelle metodologie che invece ne abbiamo parlato finora, sono necessarie per poter entrare in una classe e consentire un apprendimento attivo e soprattutto continuo. Quindi è necessario introdurre uno sviluppo professionale che potrebbe anche essere successivo alla laurea, dando anche, se vogliamo, una spinta ad una figura intermedia di docente ricercatore, per esempio, che vada ad inserirsi, no, ad innescarsi con una sorta di step successivi da coprire. Quindi io ritengo che ci debba essere un intervento a livello di sistema di istruzione e formazione per favorire il più possibile l'accesso alle lauree scientifiche. Subito dopo un adeguato sviluppo professionale con il riconoscimento anche dell'impegno che i docenti hanno nello sviluppare le proprie competenze professionali. Prego. Anni fa c'è un membro del comitato che è stato anche prorettore a Tor Vergata, che si chiama Nicola Vittorio ed è l'ordinario di astrofisica di Tor Vergata, un celebre fisico, fece molti tentativi, purtroppo non riusciti, di ricreare nelle università quei famosi dipartimenti che una volta c'erano, quelli di didattica della fisica, didattica della matematica, no? Ora, e questa naturalmente è una carta importante da giocare. L'università deve capire una cosa importante, che la sua formazione è oggi orientata solo a costruire persone che dovrebbero in qualche modo fare ricerca, cioè creano un bacino dal quale selezionare i cosiddetti geni o talentuosi che devono andare a fare ricerca. In realtà, di queste persone che finiscono a fare ricerca sono pochissime. La maggior parte delle persone esce con questi ideali e poi è costretto ad andare nella scuola senza aver avuto nessun intermezzo, tra virgolette, musicale, no? Cioè non è stato in qualche modo introdotto alla didattica, diciamo, in generale. Ciò nonostante, per me rappresenta un importante, diciamo, futuro dell'università questo. Ciò nonostante, la Claudia faceva riferimento a una figura professionale che noi abbiamo introdotto tempo fa, ma che ci stiamo battendo affinché sia riconosciuta, quella del docente ricercatore. Cioè, bisogna dare alle scuole la possibilità di costruire questi profili che sono fondamentali, perché il docente ricercatore è esattamente colui che all'interno della scuola fa ricerca. E parliamoci chiaro, la ricerca didattica della scuola possiamo parlare tutti, come di qualunque cosa. Abbiamo libertà di parola, di pensiero ed è bene che ci sia. Il punto è che però sarebbe opportuno che della scuola ne parlasse soprattutto chi nella scuola c'è e che sa come funziona. Perché se uno non sa come funziona e non capisce l'importanza della ricerca per l'apprendimento, tu costruirai sempre tutta una serie di docenti che arriva con l'idea di fare didattica trasmissiva, che è la cosa, è la metodologia più lontana possibile da ogni forma di apprendimento, almeno oggi. Io non dico 20 anni, 30 anni, 40 anni fa, dove, ripeto, però, la scuola selezionava una persona su migliaia che finiva all'università. Noi vogliamo una scuola per tutti e se è una scuola per tutti bisogna mettere tutti in condizione di fare ricerca e i docenti aiutare gli studenti a capire l'importanza della ricerca, perché la ricerca ha una sua natura che se vogliamo dirla con una battuta è quella di mettere in moto il cervello. Lo mette in moto, altrimenti tu sei,
costipato all'interno di barriere, vincoli che non ti fanno essere creativo, passionale, tutta quella storia della curiosità, del piacere, eccetera. Dopo 2 secondi di didattica trasmissiva è finita, cioè hai distrutto tutto il piacere di un ragazzo di evolversi. Quindi bisogna dare importanza a questi profili, e il docente nella scuola sa fare ricerca, perché come diceva prima Claudia, siamo tutti laureati in qualcosa, quindi gli strumenti da poter tradurre in un'attività di ricerca nella scuola ce l'abbiamo tutti, poi basta fare formazione sul campo, 1000 altre azioni sempre opportunamente finanziate, è chiaro, no? Perché non si può di c'è l'obbligo di fare i 24 crediti per l'insegnante di sostegno e poi non si mandano finanziamenti alla scuola. E come fa la scuola? Fa, è un obbligo, deve fare questa formazione. E chi la fa? La scuola Polo riceve pochi soldi, ne può formare pochi, e quindi cosa fa la scuola Polo, diciamo, il polo formativo d'ambito, no? E quindi come fa la scuola da sola ad occuparsi di questo? La scuola naturalmente deve andare alla ricerca dei suoi fondi. Ci vorrebbe un po' una visione strategica di tutto questo, che mettesse al centro del proprio fine la ricerca. Perché la ricerca didattica, secondo me, la ricerca soprattutto che mira agli apprendimenti, secondo me è la vera rivoluzione del futuro. Grazie, grazie mille al dottor Arturo Marcello Allega, dirigente scolastico, grazie alla dottoressa Angelini, anche lei dirigente scolastico. Io veramente vi dico grazie anche ad Angela Ferraro dell'associazione Valier, ormai un abitué, come dicevo prima, delle nostre dirette. Vi do appuntamento allora a una prossima diretta su Orizzonte Scuola TV. Grazie mille per essere stati con noi. Prego, grazie, grazie a voi. Buonasera. Arrivederci. Arrivederci. Torniamo a schermo intero. Ecco, io vi do appunto alcuni aggiornamenti prima di chiudere in merito all'attualità scolastica. Sono stati approvati durante la notte in commissione bilancio alcuni emendamenti riguardo il decreto mille proroghe. Sul nostro sito www.orizzontescuola.it potete vedere tutti gli aggiornamenti riguardanti le assunzioni da GPS sostegno, il nuovo concorso straordinario da bandire entro il 15 giugno e l'inserimento degli idonei nelle graduatorie di merito STEM, un tema sicuramente di stretta attualità. Io vi ringrazio per essere stati con noi e dunque vi do appuntamento ad un nuovo speciale su Orizzonte Scuola TV. Grazie e a presto. We'll be right back.